Un'amicizia importante. Tanti anni fa, quando sulle rive del fiume Panaro si era sviluppata la civiltà dell'età del rame, sulla stessa riva del fiume vivevano due tribù. Una aveva sviluppato l'agricoltura, l'altra sapeva allevare mucche e pecore. Queste due tribù erano sempre in guerra per custodire i segreti della loro civiltà. Un giorno, sulla riva del fiume, si incontrarono due bambini, Rock della tribù degli agricoltori e Nick della tribù degli allevatori. Rock aveva accompagnato suo padre in una battuta di caccia e si era perso perché si era fermato a gustare le sue bacche preferite. Improvvisamente arrivò alla fine del bosco e si trovò di fronte ad uno strano bambino. Chi sei tu? Da dove vieni? Che strano vestito hai! Ma guarda il tuo, che è più strano del mio. Io sono Rock, della tribù degli agricoltori. Mi sono perso nel bosco. E tu come ti chiami? Mi chiamo Nick, della tribù degli allevatori. Cos'hai in mano? Non lo sai. È un bastone adatto a diventare un manico di un falcetto. Cos'è un falcetto? Non sai proprio niente. Servirà a mio papà a tagliare orzo e grano. E tu cosa hai in mano? Ah sì? Tu non sai proprio niente. Questa pietra diventerà un rasoio per tosare le pecore. Ma di che cosa stai parlando? I due bambini cominciarono a scambiarsi informazioni sul modo di vivere della loro tribù. Decisero di continuare ad incontrarsi di nascosto per scambiarsi informazioni, oggetti, cibi. Così diventarono veri amici. Col passare dei giorni, però, le loro mamme si accorsero che i bambini trascorrevano molto tempo fuori dal villaggio e che ogni giorno, nell'angolo della capanna dove dormivano, comparivano cose sempre nuove, mai viste. Decisero quindi di parlarne con i papà, che pensarono subito alla terribile possibilità che i bambini venissero catturati dalla tribù vicina. Senza esitare, ognuno dei due papà andò dal saggio capo della tribù e gli spiegò per bene quello che stava succedendo. Dobbiamo attaccare la tribù nemica! Radunarono i guerrieri. Prepararono lance, pugnali, archi e frecce. La tribù degli agricoltori decise di attraversare il bosco e raggiungere gli avversari, mentre la tribù degli allevatori pensò di aspettare i nemici alla fine del bosco. Nick e Rock, senza che nessuno se ne accorgesse, avevano ascoltato tutto e, senza neppure consultarsi, ebbero lo stesso pensiero. Dobbiamo fermarli! Con la scusa di organizzare un gioco di avventura, convinsero tutti i bambini a portare qualcosa da mangiare e ad incamminarsi verso il fiume, senza farsi vedere da nessuno. Quando i guerrieri si avvicinarono al luogo della battaglia, scorsero i bambini delle due tribù che giocavano insieme e si scambiavano le selci e i ciottoli del fiume, facevano merende e si divertivano un mondo. Nick e Rock decisero che era ora di mettere in atto il loro piano. Con un segnale che avevano stabilito, invitarono i loro amici a prendersi per mano e formare una catena umana tra i due gruppi di guerrieri. Questo comportamento sbalordì i guerrieri, che si fermarono. Nessuno aveva più il coraggio di combattere. Nick e Rock presero la parola. Io e Nick siamo riusciti a diventare amici. Anche gli altri bambini l'hanno fatto. Perché non provate anche voi? Da quel giorno gli abitanti dei due villaggi cominciarono a barattare i loro prodotti, a scambiarsi le scoperte e i segreti delle due civiltà. La vita migliorò per tutti e un bel giorno due giovani capi, Rock degli agricoltori e Nick degli allevatori, seduti intorno al fuoco con gli uomini dei due villaggi, decisero di costruire un nuovo villaggio, abbastanza grande per accogliere tutti. Bravi ragazzi, Nick, Rock, tutti i soldati, le mamme, i papà, i vecchi saggi, bravissimi. Bella la nostra favola e soprattutto avete fatto pace, mi è piaciuta sta cosa qua. Ok, alla prossima, ciao ciao!